Ben ritrovati sul canale 216 del Digitale Terrestre con la tua TV. Io sono Roberta Mancini e questo è il tuo TG Puglia. Fra sabato e domenica, decisioni frenetiche e contraddittorie sul fronte delle vaccinazioni in Puglia. Sentiamo che cosa è successo. Ci è mancato poco e sarebbe stato il caos sul fronte delle vaccinazioni in Puglia. Su sollecitazione del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, che venerdì 9 aprile ha emanato un'ordinanza in cui sostanzialmente si ordina di accelerare, la cabina di regia pugliese a guida dell'assessore Lopalco, sabato 10 aprile in tarda serata, emana una circolare nella quale si dispone che a partire da oggi 12 aprile è consentito l'accesso alla vaccinazione a tutte le persone dai 60 anni in su senza alcuna prenotazione. Pertanto, tutti i punti vaccinali devono garantire la vaccinazione alle persone dai 60 in su e quelli che hanno già prenotato devono avere corsia preferenziale. La circolare era indirizzata a tutti i direttori generali e sanitari e quindi a cascata a tutti i medici. Immaginate soltanto cosa sarebbe successo con file interminabili e rischio di assembramento con decine di migliaia di ultra sessantenni accorsi negli hub per sottoporsi alla vaccinazione. Questo, per fortuna, non è avvenuto e non avverrà, perché nel primo pomeriggio di ieri il presidente Emiliano, dopo aver ascoltato i sindaci, ha corretto il tiro con un comunicato che rimette le cose in ordine ed evita il prospettato caos. Quindi si accoglie l'ordinanza del commissario straordinario per cui viene consentita la vaccinazione con AstraZeneca a tutti coloro che sono compresi nella fascia di età fra i 79 e i 60 anni che non hanno prenotato, ma a partire da oggi, 12 aprile, solo per i 79enni. Quindi, sottolinea il comunicato, per evitare il sovrafflusso, per oggi negli hub pugliesi tutti i cittadini di 79 anni saranno vaccinati. Martedì 13 aprile la vaccinazione sarà aperta alla fascia dei 78enni e via di seguito. Man mano che gli slot verranno saturati, sarà consentito, a seguito di apposita comunicazione, sbloccare le altre fasce di età per ordine di anzianità, per prenotarsi agli hub per la vaccinazione. Si prega quindi, dice ancora il comunicato, a tutti coloro che non rientrano fra i 79 e i 78 anni a non presentarsi negli hub vaccinali né oggi né domani. Resta ferma la possibilità di prenotarsi sulla piattaforma La Puglia ti vaccina. Evitato quindi l'assalto agli hub, ma non le critiche sollevate dalle forze politiche di opposizione, ma anche da moltissimi cittadini sui canali social. Intanto ieri in Puglia si sono registrati 1.359 nuovi casi positivi a fronte di circa 10.500 test per una percentuale che si è attestata intorno al 13%. Le province più colpite sempre quelle di Bari, Foggia e Taranto, 15 i decessi registrati. Roseto Valfortore in provincia di Foggia è uno dei pochissimi comuni dove i casi di Covid sono pari a zero. Inoltre sabato la signora Maria Russo, sempre di Roseto, ha festeggiato i suoi primi 100 anni. Beppe Stallone ha intervistato il sindaco Lucilla Parisi. Sindaco Parisi, e allora Roseto, una terra in una provincia molto rossa, purtroppo è un comune Covid free. Ce n'è un altro piccolino pure che eccelle, San Vito. E allora qual è la sua spiegazione? Spiegazioni non ce ne sono, dottor Stallone. E il caso ha voluto che sia così. Roseto è stato il primo comune poi della Capitanata ad essere stato colpito, e anche pesantemente, nel mese di novembre, con circa 80 contagi, quando i comuni viciniori avevano pochissimi contagi. Quindi diciamo che il periodo drammatico, il periodo brutto, Roseto, speriamo che sia stato solo quello, lo ha attraversato, e quindi adesso diciamo che tra i vaccini che sono cominciati, hanno vaccinato gli ultraottantenni, gli ultrasettantenni, gli ultraottantenni a domicilio e poi i docenti, e quindi chi già ha avuto il vaccino e quindi diciamo che ha la carica abbastanza alta di anticorpi, forse questa è la spiegazione. Quindi un po' le vaccinazioni, un po' anche i comportamenti corretti questa volta rispetto all'altra ondata. No, i comportamenti, Roseto non è mai stato indisciplinato come comunità. Okay.
Ci siamo lasciati un po' andare nel periodo di Natale, però diciamo che la gente era stanca ormai perché aveva attraversato quel periodo buio come comunità, perché poi nei piccoli comuni il dramma lo vive, lo viviamo tutti. E poi di oggi è anche una bella notizia, cioè c'è una centenaria, zia Maria, Maria Russo, insomma, che ha compiuto 100 anni, quindi comunque a Roseto si vive bene e si vive anche a lungo. Ci sono diversi anziani che sono prossimi ai 100 anni. Abbiamo perso purtroppo zio Giovanni, che aveva 110 anni e stava benissimo, un po' l'udito gli mancava, ma anche zia Maria sta bene, sempre un po' l'udito, però per il resto sta bene. Si è vaccinata, ovviamente, no? Sì, ritengo proprio di sì, si è vaccinata. L'ha sentita per caso? Ne abbiamo anche altri, un'altra 101enne, l'anno scorso c'è stato un altro centenario, ci sono prossimi altri l'anno prossimo e tra un paio d'anni, si vive bene, sì. Si vive bene e quindi si vive più a lungo. Evidentemente un po' l'aria, probabilmente anche il regime alimentare a questo punto fa la sua, insomma, no? Oltre l'ambiente. Ha fatto gli auguri alla zia Maria? Sì, sono stata stamattina con la mascherina, con i guanti, tutti i parametri cosiddetti anti-Covid, no? Il rispetto, ho fatto la foto perché era doveroso da parte mia farla, perché volevo farla. Certo. E lei è rimasta contentissima, anche i familiari. La festa, se Dio vorrà, la faremo l'anno prossimo, d'estate, non l'anno prossimo. Io mi auguro che d'estate almeno si allenti un po' la tensione e siamo tutti più tranquilli. Ieri 11 aprile, in occasione della Giornata Nazionale del Mare, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha tenuto un evento online presso il proprio centro regionale Mare, con un focus sulle straordinarie bellezze naturalistiche dei fondali marini pugliesi per la loro valorizzazione sia dal punto di vista scientifico che paesaggistico e ricreativo. La Puglia, ha sottolineato Vito Bruno, direttore generale di ARPA Puglia, è una regione costiera che si estende per circa 1000 km, seconda solo a Sicilia e Sardegna, e su questa vasta porzione di territorio si incontrano molteplici meraviglie ambientali e naturalistiche. È stato appena pubblicato l'avviso pubblico a sostegno delle aree marine protette di Puglia per la protezione e il ripristino della biodiversità degli ecosistemi marini. Un provvedimento importante, ha sottolineato l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, che riconferma il ruolo costante ed efficace delle aree marine protette nella tutela della biodiversità e degli ecosistemi marini, da sempre orgoglio della Regione Puglia. La nostra regione vanta ben 3 aree marine istituite: Porto Cesario, Torre Guaceto e Isole Tremiti. La loro integrazione culturale, normativa e sociale con il mondo della pesca professionale le rende i primi e principali interlocutori con gli operatori del settore che praticano la pesca nella forma più artigianale e tradizionale. La Regione ha ritenuto di investire oltre 4 milioni di euro. NOS, acronimo di Not Only Shit, un format nato di recente su YouTube che mostra la parte più bella della città di Foggia attraverso interviste ai suoi cittadini che si sono distinti in vari ambiti. Sabino Ignozza ha intervistato il creatore del format, Davide Casolino. Sentiamo. Davide, qual è il target del tuo format e cosa vuoi raccontare? Il target del mio format è sicuramente i cittadini foggiani, quindi tutti coloro che fanno parte di Foggia e, come me, vivono in questa città che spesso è vittima di pregiudizi. Quello che voglio raccontare è che c'è una parte di Foggia che secondo me è sostanziale, che non è appunto quella parte che fa sì che Foggia sia la città piena di pregiudizi. Quindi c'è una parte di Foggia che è formata da persone che si impegnano, che hanno passione e che con la loro passione portano lustro alla nostra città, in realtà. Come scegli i protagonisti e gli ospiti? Beh, la scelta in realtà si basa molto su un dato esperienziale, quindi c'è persone che io conosco e che credo che, appunto, come ho detto anche prima, con la loro passione e il loro impegno diano un contributo molto positivo alla mia realtà, alla realtà della nostra città. Spesso quindi sono persone che conosco o comunque persone che mi vengono consigliate da altre persone. Quindi diciamo che la scelta si basa fondamentalmente
sul dato della passione. Vedo delle persone che hanno passione, che fanno delle cose in ambito musicale, ma l'ambito è trasversale, diciamo, cioè non ce n'è uno. Può essere musica, può essere teatro, può essere un artigiano come un cuoco, insomma, cioè, non c'è un ambito preciso. L'importante è che ci sia passione, ecco, appunto, tanto lavoro e dedizione. Quindi il tuo obiettivo è quello di mostrare, diciamo, il lato buono di Foggia attraverso i suoi protagonisti. Quanto è importante far vedere quest'altra faccia della nostra città? Ma è importantissimo, soprattutto perché, per la nostra autostima, diciamo, fondamentalmente è necessario guardarsi da un punto di vista positivo per trovare le energie, per cambiare anche un po' rotta, un po' direzione. Se no, se ci concentriamo solo sulle cose negative, come fanno i media solitamente, finiamo per abbatterci. Cioè io stesso, attraverso questo programma, alla fine, sconfiggo i pregiudizi che ho nei confronti della mia città e quindi, mi riempio di energie positive per andare avanti nel fare quello che faccio nella mia vita. Quindi è fondamentale. Poi comunque sia, credo che dare anche agli altri, all'esterno, un'immagine positiva della nostra città non possa che farci bene, che insomma creare occasioni per noi. Parte domani un incontro online, la rassegna culturale Io e l'altro. Ospite del primo appuntamento dal titolo La mia Africa sarà Francesco Di Gennaro, medico specialista in malattie infettive presso lo Spallanzani e volontario per i medici per l'Africa, QAM. Di Gennaro mostrerà l'Africa con tutte le sue sfaccettature, sia paesaggistiche che umane e sanitarie. Voce narrante dell'incontro sarà l'attore Vito De Girolamo che leggerà brani di Paolo Rumiz, Henry De Luca e Fabio Geda. La rassegna è organizzata dal gruppo di lettura Gli Spaginati di Stornarella e l'associazione culturale Mamamà di Foggia, in collaborazione con la Galleria Manfredi di Foggia e con il patrocinio del Rotary Club e l'APS Federico II Eventi di Cerignola. Domani alle 11, conferenza stampa online di presentazione dei 10 progetti filmici finanziati per la seconda edizione del Social Film Production con il Sud. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Con il Sud e dalla Fondazione Apulian Film Commission, ha lo scopo di fare incontrare il mondo del cinema con il terzo settore per costruire il racconto di un Sud non convenzionale attraverso il vasto patrimonio di esperienze e di storie vissute quotidianamente dalle coraggiose realtà che si occupano del terzo settore del Sud Italia. Alla conferenza stampa interverranno Massimo Brai, assessore alla cultura e turismo della Regione Puglia, Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud, Simonetta Dello Monaco, presidente della Fondazione Apulia Film Commission e Graziella Bildeschain, presidente della Commissione Social Film Production Con il Sud. Ed è tutto per questa edizione del tuo TG Puglia, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che subito dopo la pubblicità andrà in onda 5 minuti con Cristian Di Vella, amministratore di Di Vella Group e beniamico d'Agostino delle cantine Botromagno e a seguire una nuova puntata di Motori.